Offrire la bellezza alle nostre case. È questo un progetto che sta portando avanti il gruppo di lavoro Municipium per il mese di novembre. Offrire la bellezza alle nostre case attraverso un quadro, attraverso una scultura, attraverso un'opera d'arte. Offri l'arte alla tua casa. Potrebbe essere questo il titolo di una mostra che può essere visitata proprio nel mese di novembre presso la Zanutta di Udine, Viale Tricesimo. Siamo proprio nell'ambito di una realtà aziendale che offre il bello alle nostre case, e per offrire il bello alle nostre case anche l'opera d'arte, il quadro, la scultura. E così alcuni autori si sono messi insieme e hanno dato vita a una mostra che è proprio un'offerta di bellezza per le nostre case. Vediamoli questi autori che troviamo nello spazio d'arte Zanutta, che sono appunto Giuliana Belotti, un'acquerellista molto delicata che predilige la figurazione e che qualche volta incede in un tono che potremmo chiamare post-impressionista. E poi c'è Emilia Linossi, che nelle sue opere prevalentemente offre il senso della sua solitudine, che si incontra con la natura, con il mare, la barca, che è un oggetto che richiama l'io, che si pone di fronte all'esistente e si guarda, e guarda se stesso e guarda la natura. E poi troviamo Giovanni Gabassi, un autore particolarmente legato alle grandi dimensioni, che nella sua opera fa emergere il senso della città, la grande città e l'individuo che quasi quasi è spaesato nella città, che non ritrova né se stesso nella grandezza della città. Giovanni Gabassi, che esprime spesso la sua tensione nei confronti della sua città, che è Palmanova, una città storica di cui egli richiama molti punti di riferimento. E poi c'è Nello Persini, con delle opere che invece richiamano la casa come nido della civiltà, della cultura contadina friulana, e qualche volta la casa viene rappresentata in una dimensione geometrica, diciamo così, quasi come se ci fosse un gioco architettonico a costruire questa casa. Andiamo avanti con questa mostra e troviamo Renato Presotto. Per Renato Presotto la casa è il luogo dove si può studiare la parola di Dio, dove si può leggere la Bibbia, dove si può interloquire con il Signore. Quindi in questo senso la sua non può essere considerata arte sacra, ma un'arte che richiama alla storia e alla Bibbia. E poi vediamo questo quadro di Andrea Donati, queste opere di Andrea Donati che richiamano il tema dell'albero. Andrea Donati è un naturalista e quindi vede nell'albero un'espressione della natura, è un'espressione di quella natura che cresce, che si sviluppa, che matura e che poi anche incede verso la morte. Andrea Donati di Cividale del Friuli. Osserviamo anche Francesca Cecchini in questo gioco cromatico, in questo studio particolare del disegno. Francesca Cecchini che dimostra con la sua opera di amare particolarmente l'espressione figurativa quando essa è proprio rappresentazione di un mondo interiore, ma anche di una sperimentazione continua. Ed ecco Timoteo Tracanelli. Timoteo Tracanelli invece con la sua opera vuole rappresentare soprattutto la figura femminile che è espressione della bellezza, e
In questa mostra pare proprio dirci che la figura femminile deve stare nella casa. Nella casa c'è la figura femminile, che è un po' la figura dominante della casa. Ed ecco Antonio Felice della Montagna. Antonio Felice della Montagna è un autore che richiama con le sue opere il senso della luce che ci può essere all'interno di una casa. Le sue opere sono dei plexiglass, sono delle sculture all'interno delle quali si innestano delle luci, e queste luci conferiscono una luminosità a tutta l'opera e a tutta l'area circostante all'opera stessa. Giuseppe Sandrini invece più tradizionalmente ci mostra i paesaggi che possono essere visti dalle nostre case, dalle nostre finestre, i paesaggi che possono essere visti quando noi andiamo in montagna, quando noi facciamo una camminata nella natura, e questi paesaggi sono inventati, ma possono essere anche espressione di un reale che noi vediamo ogni giorno. Poi il discorso di Augusto Bianchet, che invece, che come altri autori che ci consegnano un figurativo tradizionale, ci pongono di fronte una riflessione sulla natura, e parlando con l'artista emerge anche che questa natura va conservata, va protetta, va difesa, anche soltanto attraverso un quadro che la rappresenti, attraverso un corso d'acqua, attraverso un paesaggio di montagna o di campagna che la rappresenti. E quindi il discorso naturalistico viene completato ancora da Paolo Spagnolo, un altro dei protagonisti di questa mostra, che vuole raccontarci soprattutto come la natura sia la protagonista della vita delle persone. Due settimane fa l'abbiamo sentito in un'intervista parlare proprio della stagionalità della natura e del nostro io interiore che diventa primavera, estate, autunno e anche inverno. Ecco, questa la mostra appunto con questi autori che sono appunto lì, riconosco ancora e li offro ancora per essere rivisti: Giuliana Benotti, Emilia Linossi, Giovanni Gabassi, Nello Peressini, Renato Presotto, Andrea Donati, Francesca Cecchini, Timoteo Tracanelli, Antonio Felice La Montagna, Giuseppe Sandrini, Augusto Bianchette, Paolo Spagnolo. Questi gli autori che offrono la loro professionalità in un ambito in cui viene celebrata quasi, è raccontata ogni giorno la casa con i suoi bisogni e i quadri che richiamano l'essenza della casa sono questa offerta che gli autori propongono affinché l'arte entri nelle nostre case. Qualche volta noi abbiamo delle case che rappresentano al massimo le tecnologie, ma che mancano proprio di questo tocco di poesia e di sentimento che è il quadro. Allora, con il mese di novembre, Municipio vuole proporre appunto questa offerta: offri l'arte alla tua casa, come se noi dovessimo donare qualcosa alla nostra casa affinché la casa ci restituisca, ci ridia a sua volta serenità, tranquillità e anche la bellezza di un quadro, che è la bellezza di una scultura, che è la bellezza di un disegno che racconta la vita, la natura e tutto sommato la storia dell'umanità.